Bentrovati la nuova edizione del TG Noi. In apertura le notizie legate alla mala sanità, i problemi che attanagliano il pronto soccorso di Lucca, ormai al collasso per la cronica carenza di medici, soltanto la grande disponibilità dei sanitari che ci lavorano fa sì che il pronto soccorso di Lucca sia e rimanga una eccellenza. Sentiamo. Il pronto soccorso del San Luca è in grave difficoltà per mancanza di personale e di spazi. La carenza di medici era già stata quantificata alcune settimane fa dalla direttrice della struttura Fabiana Frosini in almeno 10 unità. Dal punto di vista dei posti letto è impossibile prevedere un ampliamento interno, per questo sarà realizzata una struttura prefabbricata esterna. Ma la criticità più urgente e più importante per il pronto soccorso di Lucca è quella legata alla carenza di medici. Il personale attualmente in forza al reparto, assieme a quello infermieristico, copre turni massacranti, riuscendo comunque a dare un servizio di eccellenza. Umanità, preparazione e disponibilità alla copertura dei turni non possono però far passare in secondo piano la necessità urgentissima di assumere nuovo personale. Spero arrivino nuovi medici. Stiamo scorrendo la graduatoria del pronto soccorso. È una graduatoria in cui ci sono un numero di medici abbastanza rilevante considerato il momento. Però molti sono già medici del 118 e quindi che magari lavorano già nel territorio. Stiamo scorrendo questa graduatoria, due li abbiamo già inseriti a pronto soccorso di Lucca, ma insomma ne mancano ancora diversi per arrivare a un organico, non dico completo, ma adeguato. Speriamo che nello scorrimento della graduatoria alcuni professionisti scelgano di venire a Lucca, perché in questo momento di scarsità di risorsa medica è il medico che sceglie. Quando l'offerta è inferiore di gran lunga alla domanda, il medico sceglie e siccome ci sono carenze dappertutto, noi pur di non perderlo lo mandiamo dove il medico vuole andare, tra virgolette. Ovviamente noi incentiviamo la sede più debole in questo momento, che è quella di Lucca, e comunque garantiamo sempre una copertura dei livelli di assistenza grazie al principio di rotazione dei professionisti di altri territori. Comunque il pronto soccorso del San Luca è attenzionato dalla direzione da tempo. La carenza di organico è di ora sono 8 strutturati e il resto, diciamo, dei medici viene dagli altri territori. La cultura, un polo espositivo all'ex Cinema Nazionale di Lucca, nasce la Fondazione Centro delle Arti. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Centro Studi sull'Arte, Lice e Carlo Ludovico Ragghianti hanno annunciato la costituzione della nuova Fondazione Centro delle Arti Lucca, che ha l'obiettivo di dar vita a un nuovo, importante polo espositivo nell'ex Cinema Nazionale. Un polo con una vocazione internazionale in grado di organizzare mostre ed eventi di alta qualità, incrementando le attività culturali e artistiche a Lucca e in Toscana e valorizzando al contempo l'immagine della città di Lucca. La creazione del Centro delle Arti è il naturale proseguimento della costruttiva collaborazione fra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Ragghianti, che nel tempo ha consentito di valorizzare l'eredità culturale di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti. Il polo espositivo sarà oggetto di un intervento di riqualificazione affidato allo studio di architettura TOO di Reggio Emilia e occuperà gli spazi che un tempo ospitavano il Cinema Nazionale e il dopolavoro della manifattura Tabacchi. Un immobile che, grazie alla posizione centrale, all'ampia metratura su vari livelli, consentirà l'organizzazione di mostre ed eventi culturali di richiamo, dando allo stesso tempo al pubblico la possibilità di visitare un allestimento permanente di una selezione delle opere d'arte della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio. Il percorso di rigenerazione che sta per iniziare, ha spiegato Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nasce da un confronto con le anime della città, nell'intento di dare e realizzare qualcosa di veramente nuovo e inedito per il territorio. Alberto Fontana sarà presidente della neonata fondazione, Paolo Bolpagni direttore generale. Per garantire continuità e pieno coordinamento tra le istituzioni coinvolte, entrambi proseguiranno nelle rispettive funzioni alla Fondazione Ragghianti. La cronaca adesso ci porta a Viareggio per un incendio che ha coinvolto un magazzino della Darsena.
Potrebbero essere state delle scintille causate dai lavori di ripristino del portellone metallico all'origine dell'incendio che nella mattinata ha causato gravi danni ad un capannone di via Paolo Savi in Darsena, lo stesso dove pochi giorni fa si abbatté un pino che provocò danni alla copertura. L'edificio in passato era della società Versilia Sapli Service, successivamente passato di mano e al momento adibito a magazzino di stoccaggio dove sono presenti 21 ditte affittuarie. Il materiale all'interno, come confermato dai vigili del fuoco, è vario, ma da un primo esame non dovrebbero essere presenti materie tossiche. I primi ad intervenire, una volta resosi conto di quanto stava accadendo, sono stati proprio i dipendenti della Versilia Sapli, la cui sede centrale è adiacente al magazzino. Intervenuto il magazziniere all'interno, che si è subito accorto della fiamma, intervenuto, ha subito usato un estintore carrellato per poterlo spengere, l'ha immediatamente spento e successivamente poi sono arrivati i pompieri e li ha ripreso. Non sappiamo qual è il motivo, però immediatamente sono intervenuti perché abbiamo anche un magazzino accanto che non è correlato però a questa attività. In via Paolo Savi sono giunte 5 squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio anche dell'autoscala che hanno provveduto ad estinguere le fiamme che stavano attaccando anche la copertura con il rischio di un suo cedimento. Il personale ha lavorato all'interno dell'edificio con l'ausilio dei respiratori a causa del denso fumo nero dovuto principalmente alla combustione di materie plastiche. Non è la prima volta che un incendio interessa uno dei capannoni di questa zona. Nel luglio scorso andò completamente distrutto un altro stabile, questa volta di proprietà della Versilia Sapli Service, e in quel caso venne puntato il dito sull'inefficienza degli idranti presenti, idranti che invece in questo caso sono risultati tutti funzionanti. Rimaniamo in Versilia, torniamo sulla vicenda di Cava Fornace e sulle tracce di amianto ritrovate nei campioni prelevati da Arpat nel percolato uscito il 6 maggio a seguito di uno smottamento. Sono stati presentati dal personale dell'Arpat i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua fuoriusciti da Cava Fornace dopo lo smottamento del 6 maggio scorso. Il confronto delle analisi con gli standard relativi agli scarichi industriali hanno rilevato che i limiti sono stati rispettati, ad eccezione del ferro, dell'alluminio e dei solidi sospesi, i cui sforamenti deriverebbero dallo stoccaggio della marmettola. Durante l'incontro che si è tenuto a Montignoso tra l'assessore regionale Monni e i comuni di Montignoso e Pietrasanta, i tecnici Arpat hanno evidenziato anche quantità contenute di amianto, un dato che, secondo loro, non è allarmante perché questo minerale è pericoloso solo in forma gassosa. L'assessore ad Ambiente e Protezione Civile di Pietrasanta, Tatiana Gliori, ha affermato che i riscontri di Arpat confortano per l'immediato ma non rappresentano una garanzia a lungo termine. E il sindaco del comune di Montignoso, Gianni Lorenzetti, ha deciso di effettuare ulteriori analisi da parte di un laboratorio specializzato al fine di rassicurare ulteriormente la cittadinanza. Il campionamento sarà condotto in almeno 4 zone significative, nella parte a monte della discarica, a valle, all'interno della fossa Fiorentina e del lago di Porta, dove si è verificato lo sversamento delle acque. Nel frattempo, le attività della discarica hanno avuto uno stop dalla Regione, che ha inviato al gestore la comunicazione di sospensione del PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. È lunedì, come ogni lunedì, Noi TV vi propone un bel film, sentiamo. Siete all'ascolto di Radio Nox, la voce del Texas del Sud. Per il ciclo I classici di Noi TV, questa sera alle 21.30 andrà in onda Local Hero, film del 1983. Un petroliere texano appassionato di astrologia mette gli occhi su un tratto di costa scozzese per costruire una raffineria. Per questo incarica un suo dipendente di occuparsi degli acquisti e delle trattative. Il giovanotto, presto conquistato dalla splendida natura della sua terra d'origine e dalla bellezza di una subacquea, si scontra poi con un vecchio pazzo che non ha nessuna intenzione di cedere i dollari texani. Alla fine anche il boss si farà sedurre dalla strana atmosfera venutasi a creare, una storia avvincente costruita sulla fotografia di splendidi paesaggi britannici. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alla nostra programmazione.